veramente. I tetti li abbiamo presentati. Alex Raffaelli sulla sfera, si inizia. Sì, sicuramente avendo questi quintetti, insomma, lo Scandiano ha sicuramente... Braganza che a parte Bangert ha schierato tutti i giocatori di movimento, la conclusione di Battaglin, bravo Hernandez a dirgli di no. Ballestero dall'altra parte, qui c'è Busani, e va a colpire Busani, a 2-0-3 dal termine, eravamo stati profeti di questo ragazzo, che porta in vantaggio Scandiano. Mandano 2 minuti 0-3. Caro, sì. Qui vediamo il replay, contropiede 3 contro 2, fatto bene, Braganza si è un po' stretto. E Busani ha avuto una piccola autostrada sulla destra, ha avuto anche grande coraggio con lo sgancio. Gallifa, Dalla Valle. Dietro porta Dalla Valle, sì, ha pensato per un attimo di cercare Stefano Dal Santo, c'è ora la conclusione di Mattia Biondello che trova un grandissimo gol. 23-33 al termine del match, a conclusione del lontano che sorprende Lucas Hernandez. Braganza che ha imitato quindi Scandiano nelle tentare le conclusioni da lontano, ma veramente un gran gesto tecnico questo di Mattia Gradello. Entrambi bei gol, possiamo dire, Stefano. Sì, è importante questo tema psicologico. Gallifa, Dal Santo, l'autore del gol, bello Mattia Gradello, un'ottima conclusione. La girata di Dalla Valle che va al tap-in e trova il raddoppio. Braganza ha avuto un ottimo inizio di secondo tempo. Ecco, 22-27. Gono un po' più di aver catechizzato i suoi, e secondo me Scandiano è partito un po' piano e ha mollato un po' sull'intensità difensiva e quindi ha pagato. E adesso vediamo se Braganza mantiene questa concentrazione, questa... No, ha rischiato questo passaggio perché c'erano due giocatori. Sicuramente. La conclusione di Gallifa, ancora palla che Braganza, c'è la rete. La conclusione lontano di Gallifa, la deviazione probabilmente di Andrea Dalla, e il gol, vediamo chi viene assegnato. Al 5. E quindi... Sì, no, a Dal Santo, 53. 53. A Dal Santo? Sì, a Dal Santo. No, secondo me è Dalla Valle. Comunque va bene. No, ha fatto 5-3. Ah, 5-3, ok. Pensavo lo Scandiano e sta per rientrare in partita. È un po' impreciso lo Scandiano in questo secondo tempo, ovviamente, però il Braganza sta facendo quello che non deve fare. E trova il gol Scandiano, 17-10. I giocatori, ha permesso lo sviluppo di un gioco più veloce, ci ha presentato Ballestero con un tiro sporcato, diagonale, sì, c'è stata una deviazione, però il fatto sta che Braganza aveva concesso troppe ripartenze, troppo spazi alla formazione ospite nella circostanza riorganizzata. Anche Scandiano con il quintetto base. Ballestero, autore del punto del 2-3, la palla in area, bravo Marco Zanfi a metterci il bastone ad allontanare la minaccia. Attenzione qui, con Franchi dietro porta, lo fronteggia Andrea Dalla Valle. Ancora Franchi e Ballestero a giocare, Ballestero, la conclusione della rete, il pari di Scandiano, 4-26. 4-26, forse il primo mezzo errore di Marco Zanti. Un tiro dalla media distanza, anche da lunga distanza. Viene rimbalzata sul guembale. Esatto. Peccato perché Braganza era avanti. Però ha mancato la copertura, poi c'era il giocatore. Dovevano andare sulla conclusione. C'era Saiz. Gallifa. E qui siamo a 12 secondi con Mattia Ghirardello che recupera la sfera per i suoi. Allora 8 secondi, 3 contro 2, vediamo. Gallifa. La rete di Gallifa a 4 secondi dal termine, vediamo se sfatta questo tabù dei primi 3 punti stagionali. Gallifa a 4 secondi e 60. Braganza l'ha voluto questo gol, l'ha trovato, vediamo, finisce qui, primi 3 punti stagionali di Braganza. Primi 3 punti stagionali di Braganza in virtù delle reti messe a segno da Mattia Ghirardello, Andrea Dalla Valle, Stefano Dal Santo e poi Gallifa per Scandiano, Busani e doppietta di Ballestero. È stato un gol